Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo alla nostra seconda gita fuori porta con il pandino. La prima è andata benissimo, la trovate sul canale, quindi se volete guardarla andate sul mio profilo e la troverete sicuro. Bellissimo, ci siamo divertiti tantissimo ed era stata la prima prova. Oggi abbiamo una sfida molto più impegnativa. Come potete vedere, alle mie spalle c'è la neve. Siamo in montagna. Siamo 1400-1500 metri di altitudine, neve ce n'è, quindi proviamo il pandino sulla neve e siamo caldi. Siamo gli stessi dell'altra volta, ma dopo, durante il video, ve li mostrerò tutti in modo tale che possiate conoscerci meglio. Che dire, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per restare aggiornati e buon divertimento! Potete vedere, qua stiamo sfidando tutte le leggi della fisica con il nostro pandino. Stiamo provando a salire sulla neve fresca perché ieri ha nevicato. Ci sono almeno 10 centimetri. Noi montando le tassellate dovremo salire, non dico come Stanbecchi, ma quasi. E in più abbiamo solamente la trazione anteriore. Quindi questa è una sfida veramente impegnativa al massimo per il nostro pandino. Noi proviamo ad andare su sempre piano piano perché potrebbe essere pericoloso. Però vediamo fin dove possiamo arrivare. Guardate che strade, guardate che piste. Come potete vedere, alla nostra sinistra, raga, c'è un paesaggio strepitoso. Ma veramente, eh? Sembriamo il film quelli dell'Everest, di Stallone, che lui si lanciava e combatteva sulle montagne. Noi stiamo facendo col nostro pandino. Guardate qua. Non so se possiamo decifrare questi paesaggi, questa bellezza. Tutto quello che ci sta capitando è strepitoso e siamo in altissimo. È tutto con un pallino da 800 euro. Ma dove andiamo? Ma dove si va? Di brutto. Vai, vai. Se no. Raga, il team è sempre lo stesso, perché squadra che vince non si cambia. Ma non so se ci rendiamo conto della bellezza strepitosa che il pandino sta soffrendo. Oh, adesso ha fatto attrito. Finché non slitta, siamo tranquilli e ce la godiamo. La neve è alta, le gomme come slitta. Ragazzi, abbiamo parcheggiato il pandino. In teoria, come potete vedere, la neve è altissima. Guardate i nostri mezzi. Siamo qui, non c'è niente, non c'è. Adesso si va all'avventura, strada bianca. Praticamente là c'è la vetta, noi vediamo se riusciamo ad arrivare.
va piano, va sano e va lontano, l'antico detto. Ma noi andiamo proprio piano, raga. Il pandino sta patendo tanto la neve, eh. Inizia a sentirla, eh. Però la macchina sotto non tocca. Quindi finché non tocca la macchina, siamo tranquilli. Prima, raga, ho beccato con lo scarico un pezzo di tubo d'acciaio tagliato in mezzo alla neve. Ho detto, qua abbiamo rotto tutto, tutto. E invece, per fortuna, abbiamo beccato solo lo scarico. L'olio non scendeva. E quindi siamo ancora in pista. Come potete sentire, slittiamo parecchio dove c'è tanta, tanta neve. Provo ad andare piano, ma la macchina purtroppo chiama per non spegnersi. Adesso la facciamo salire, eh? Piano piano. Ok. Oh. L'abbiamo spenta la prima volta. Ma lei non ha paura di niente e di nessuno. Raga, siamo riusciti a scamparla, però comunque ci va tanta tanta pazienza e tanta tanta voglia di schiacciare piano il pedale, perché se ti fai prendere dalla foglia, ok, la prepotenza, e ne siamo usciti con la prepotenza perché la macchina purtroppo chiedeva, e allora ho dovuto dargli. Però vedete, quando voi andate piano e tranquilli, queste strade qui comunque le percorre tranquillamente. Io adesso sto andando ai 10 all'ora e lei tranquilla tranquilla, non slitta nemmeno. Quando però inizia a esserci molta più neve, lei è obbligata a chiamare. Ed è per questo che ho comprato questa macchina, perché è guida pura e io che devo imparare con questi tipi di mezzi che sono veramente puri, ovvero l'acceleratore è ancora quello col cavo che lo posso, in base a come schiaccio io col piede, non fa tutto l'elettronica. Posso prendere più dimestichezza e godermi di più queste gite. E non c'è paragone, raga. Non c'è proprio paragone. Adesso ci siamo rimessi insieme, perché loro sono 4x4 con le ridotte. Noi siamo 5 marcette, 40 ciuchini e non abbiamo paura. Ovviamente lui non fa tanta fatica, giustamente, anche il mezzo è nato per quello. Però finché gli stiamo dietro possiamo renderci conto dell'onnipotenza di questa macchina, del regalo che ci ha fatto Giugiaro negli anni 80, nell'intramontabile pensiero di tutti noi c'è la mitica Panda, e questa è la mitica Panda a tutti gli effetti. E come potete vedere, ragazzi, dal video che avevo fatto la scorsa volta, abbiamo montato la presa d'aria ed è cattivissima. Quindi ora siamo alla Panda di Fast and Furious. Guardate qua il ponte. Mamma, che paesaggio, che paesaggio. Guardate dove siamo, guardate la cascata. Mamma mia, bellissimo. Strepitoso, siamo a Frenè. Ragazzi, guardate che bello, mozzafiato. C'è una panchina. Magari dopo, se torniamo indietro, ci fermiamo a mangiare o a farci merenda. Adesso vediamo. Poca neve, sulla panchina, poca neve. Non vorrei mai che... Qua si potrebbe persino sciare. Vedete che troppo un po' patisce. Però c'è veramente tanta tanta neve, eh? Stiamo veramente spingendo. Siamo venuti solamente perché la neve era fresca, perché... non
Siamo venuti perché la neve era fresca, perché se fosse stata ghiacciata o cosa non saremmo mai riusciti a salire, secondo me. Poi non sono proprio un espertone. Comunque ci separano 2 metri dallo strapiombo. Io cerco di tenere sempre la macchina il più a destra possibile, onde evitare qualsiasi tipo di problema. Ma come potete vedere, abbiamo trovato anche dei passanti a piedi. Li faremo passare. La civiltà che abbiamo incontrato è stata gentilissima con noi, ci ha salutato, ci ha fatto i complimenti per il mezzo, di quello ne siamo già consapevolissimi. Comunque fa sempre piacere incontrare gente che, al posto che denigrare queste macchine, le apprezza. Mi ha chiesto subito, ma salite? Gli faccio, sì, riusciamo, ma siete 4x4, vero? E noi ovviamente siamo 2, glielo ho detto, guarda che saliamo anche con 2, ma... mica a chiacchiere siamo qua. Qui la neve è altissimissima. Sicuro che forse la stiamo spianando. No, spianando no. Allora siamo abbastanza ancora a posto. Però dobbiamo prendere velocità per fare poi quella curva, se no. Ok, adesso siamo ancorati al suolo. E qua è il Piemonte, raga. È la nostra regione. Ed è bellissima. Tutto e per tutto, guardate qua che vista. Fare questi percorsi nella natura ti rilassano in primis, e poi ti danno anche un pizzico di adrenalina che non guasta mai, perché comunque sei sulla neve, e chi è che non si diverte sulla neve? Cogli il proprio mezzo, e quindi è il sogno di tutti gli appassionati di auto, fare cose assurde col proprio mezzo. Che poi vogliate andare in pista, andare veloci, o che vogliate andare in off-road, quelli sono aspetti che ognuno può decidere. Io prima ero un pistaiolo, tra virgolette, perché ne ho fatta veramente forse una di pistata, ma è troppo... a me i circuiti non mi piacciono, non mi piacevano. Ho avuto macchine non potentissime, la più potente è stata la S1, e ora mi sono buttato nell'off-road. Si va più piano, è vero, però si vedono paesaggi molto più belli e non ci sono regole. Più o meno non ci sono regole. L'unico limite è non rischiare mai la vita, facendo molta attenzione a ciò che si fa. Cosa verrà? Volpi, conigli, persone, panda. Cosa verrà, qua su? Sì.
Ragazzi, siamo arrivati alla fontana, alla cascata, scusate, là c'è la sommità, innevata. Però abbiamo deciso di terminare qui il nostro viaggio perché questa è la profondità della neve e il pandino iniziava già ad accusarne. Però siamo qui. Ragazzi, stiamo iniziando la discesa. Come vi ho detto, è finita l'avventura perché la neve è troppa e iniziamo proprio a scendere. Da questo spettacolo ci vediamo nel prossimo video, dove potremo affrontare la discesa insieme e sarà devastante. Io vi dico solo questo. Andiamo.